Se ci state seguendo nel nostro On the Road, oggi vi portiamo nell'autentico Far West americano, alla Monument Valley. Ma prima, divertiamoci un po' insieme. Dopo aver esplorato i parchi di Arches e Canyonlands con Dead Horse Point, il nostro On the Road continua verso uno dei punti iconici del vero Far West americano. La Monument Valley si trova sulla linea di confine fra Arizona e Utah. E per arrivarci si percorre la I-163, la Scenic Byway, e prima di arrivare troverete il famoso Forrest Gump Point, punto iconico per un vero on the road americano. Questo è il punto di Forrest Gump, tutta la gente in mezzo di strada a fare la foto e adesso andremo anche noi. Cioè, in pratica volevamo fare la foto alla Forrest Gump, ma come vedete è praticamente impossibile. C'è di tutto di più. E nel frattempo che i turisti fanno la foto, laggiù ovviamente ci sono i mercatini dei Navajo, perché giustamente diranno fra loro: guardate questi rintronati di turisti. Sai che si mette un bancherello e si vende i nostri prodotti, giustamente. Bellissimo, però lo scenario è fantastico. Ve la ricordate, vero, la scena della corsa di Forrest Gump? Ecco, come non riproporla? Mamma diceva sempre: devi gettare il passato dietro di te prima di andare avanti. E col fatto che correvo c'entrava questo, credo. Avevo corso per 3 anni, 2 mesi, 14 giorni e 16 ore. Zitti, sta per dire qualcosa. Sono un po' stanchino. Credo che tornerò a casa ora. Cos'hai da dirci? Sono un po' stanchino. Torno a casa. E vabbè, torniamo seri. Prima di tutto, la Monument Valley non è inserita nei parchi nazionali perché è riserva Navajo, quindi gestita dagli indiani della riserva Navajo. Ciò significa che non è inserita nella tessera parchi nazionali e al momento del nostro viaggio l'entrata aveva un costo di $35 ad auto. In estate l'accesso al parco è consentito dalle 6:30 di mattina alle 19:30 di sera. E attenzione al fuso orario, perché a differenza del territorio dell'Arizona circostante, che segue sempre l'ora solare, la Valle de Navajo in estate applica l'ora legale. Dunque c'è una differenza di un'ora con le zone vicine. Per visitare la Monument Valley potete prenotare uno dei tanti tour guidati organizzati dagli indiani nativi, oppure percorrere con la vostra macchina la Valley Drive, la strada d'anello che vi porta a vedere i punti principali e più importanti del parco. Attenzione perché la strada è dissestata e piena di buche. Ci sono anche dei percorsi segnati da fare a piedi, ma in estate fa caldissimo, quindi attenzione.
siamo a John Ford Point, davanti alle tre sorelle, e qui c'è veramente straturismo. E qua c'è il Navajo, che praticamente con il cavallo fa fare la foto. Ovviamente costa $3 se fai la foto sul cavallo generica, invece se la vuoi con la visuale o di qua, cioè quindi con la visuale del territorio, devi pagare $5. Questa cosa è abbastanza raccapricciante, possiamo dirlo? Diciamolo. Preferisco fare una foto al panorama. Ma non con tanto di cartello scritto, infatti, per indicare il tariffario. Non è permesso pernottare all'interno del parco, a meno che non siate ospiti del The View Hotel. Vi lascio il link in descrizione, che è anche un buon ristorante. Il The View Hotel dispone di camere con affaccio sulla valle e di cabin più isolate. Ovviamente carissime, ma se vi è possibile, noi vi consigliamo assolutamente di soggiornare qui per godervi ogni minuto dal tramonto all'alba di questo parco da sogno. Adesso vi mostriamo l'interno della nostra cabin. E se ti è piaciuto il video, metti un like e seguici. Ciao!